datore di lavoro, io non conoscevo assolutamente Chiara, e sì, ho avuto delle suggestioni che adesso ho pensato di condividere con voi. Delle suggestioni che sono partite sia dal lavoro espressivo. Intanto faccio una premessa, nel senso che io ho una formazione, sono una psicologa, psicoterapeuta, specializzata in arteterapia, e però precedentemente ho una formazione artistica, per cui io credo cercherò di, ho cercato di osservare il lato artistico di questi lavori, no? Insieme a, io lavoro prevalentemente con le immagini, con lavoro nel centro di salute mentale, e utilizzo moltissimo le immagini sia all'interno dei gruppi ma soprattutto con alcuni pazienti, in particolare con pazienti magari che hanno difficoltà nell'espressione verbale, e le immagini mi aiutano molto nel percorso che faccio con loro. Per cui utilizzo molto il testo di Claudio Wiesmann sul colore, perché spesso il colore mi dà una traccia, un percorso da seguire, laddove è difficile poter avere delle suggestioni anche verbali, delle indicazioni interiori. Per cui appena ho visto i lavori di Chiara, mi è venuto subito in mente questo testo. Poi io e lei ci siamo sentite e gli ho dato le mie prime impressioni. Quando le ho detto che mi sarebbe piaciuto ispirarmi al lavoro di Claudio Wiesmann, è stato un po'. Sì, perché avevo letto, per realizzare questa raccolta, ho letto Claudio Wiesmann, e lei ha subito intuito che queste cose avevano a che fare con il libro. È stato proprio un incontro, nel senso che poi oltre per insomma, la possibilità di presentare questo lavoro, è un piacere poter parlare dei lavori di Chiara, perché è una persona che mi ha colpito proprio, e quindi sono molto, molto felice. Io ho avuto delle impressioni appunto un po' date dal mio percorso formativo, per cui avendo io una doppia formazione sia in ambito artistico, che la mia prima formazione, e che in ambito psicologico, in qualche modo ho ritrovato come un percorso all'interno di un viaggio che Chiara ha fatto attraverso queste illustrazioni. E ho intuito anche la difficoltà che a volte si fa nel tenere insieme, nel mettere insieme parti diverse. E quindi, così, possiamo andare alla... Sì, volevo particolare fare la presentazione, in maniera che non rimane... Però clicco qua... Dall'inizio. Dall'inizio. Ok, ci siamo. Magari sai quando... Ecco. Allora, parto con una citazione subito importante, con una citazione di Leonardo da Vinci che ho trovato sull'incontro tra poesia e pittura, che caratterizza proprio il lavoro di Chiara, no? Per cui la pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede. Adunque queste due poesie, o vuol dire due pitture, hanno scambiato i sensi per i quali esse dovrebbero penetrare all'intelletto. Per cui è questo incontro tra poesia e immagine, laddove spesso da un lavoro successivo poi che Chiara presenta, è l'immagine spesso che guida poi la costruzione di una poesia, in particolare adesso. Io nel processo creativo parto sempre dall'immagine. Ecco, in questa immagine qua si vede proprio illustrato il percorso che Chiara fa. C'è quell'immagine, posso fare per cui il percorso se riesci a farla vedere, dice la dottoressa che c'è, dico due parole io poi vado, vedete c'è di qua ombra, che è la figura misteriosa dell'inconscio, e qui si vede c'è un libro illustrato e dalla immagine la freccia porta verso il testo, un albero carico di frutti che va verso il testo. Vedete che qua la figura reale, la figura concreta reale, come succede tradizionalmente nell'illustrazione, allora dal testo si arriva poi all'immagine. E questo è il processo che cui parlava la dottoressa. Sì, sì.
E, per cui questo era un punto. Poi, ecco, un riferimento qui che per me è molto importante, che io ho ritrovato in qualche modo nel percorso di Chiara, sono i lavori di Frida Kahlo, una poetessa che a me piace, una poetessa, sì, per me è anche una poetessa, una scrittrice che trovo, che mi ha colpito particolarmente. E mi ha colpito particolarmente anche questa citazione che io ho riporto spesso, come la sua pittura sia stata in realtà proprio un'entrata dentro se stessa, e il modo in cui l'ha portata avanti è più simile, questo passo dice, più simile all'opera di uno scrittore, come se avesse scritto un diario o una corrispondenza. E questo diario è servito a lei per scavare dentro di sé e nello stesso tempo ha dato informazioni di sé agli altri, nel senso che i suoi quadri lei stesso li ha regalati. E in tutto il suo percorso artistico, iniziato in particolare quando lei si ammala, a questo incidente che la costringe a letto per diversi anni, magari in una successiva, che la costringe a letto per diversi anni, per diversi mesi, ha uno specchio che la madre le regala, dove lei inizia a ritrarsi, per cui il suo autoritratto diventa la fonte di ispirazione e quasi la compagnia che lei avrà per tutta la vita, diventa lo specchio di sé, un modo per raccontarsi ed elaborare la sua sofferenza fisica ma anche la sua sofferenza emotiva. E appunto questo quadro poi le due Frida ho accostato ancora al lavoro di Chiara, nel senso che parla di un doppio, no? Sì. E quindi poi qua ci sono presenti tracce di sangue, questo un dipinto che lei ha fatto in occasione quando lascia il marito e lei si sente in qualche modo il suo cuore trattato, e quindi rappresenta proprio questo aspetto di duplicità che sta vivendo. In qualche modo, ecco, io ho trovato la sua necessità di narrarsi in maniera autobiografica attraverso la pittura come un'esigenza importante di chi ha bisogno di esprimersi attraverso il linguaggio artistico, in particolare attraverso il linguaggio immaginale, per cui mettiamo una vita nell'immaginazione, dice Jung a un certo punto del suo percorso, in particolare questo lo troviamo poi nel libro rosso, dove tutta la sua teorizzazione in qualche modo viene accompagnata da una rappresentazione di immagini, cioè un incontrare delle figure che prendono vita realmente, gli parlano, con le quali lui dialoga e inizia a rappresentarle. Questo, la necessità di raccontarsi attraverso le immagini, la trovo un'esigenza che ha percorso me, e percorre chi ha la necessità di esprimersi attraverso questo tipo di linguaggio. Qua di una citazione di lui dove dice che il linguaggio è imperfetto, parlo per l'immagine, non perché io voglio essere fondato nella scelta delle parole, ma per l'incapacità di trovare delle parole, perché se non attraverso l'immagine è difficile poter esprimere. Ecco, per cui ho fatto questa, sono state le prime suggestioni che ho avuto dal lavoro di Chiara. Adesso vediamo se un attimo quanto tempo abbiamo ancora. Abbiamo ancora penso che qua possiamo stare fino alle 11, no? Alle 11, per cui da questo primo lavoro, Chiara parte con le gemelle naviganti, io l'ho accostato su questo sfondo giallo. I colori sono un aspetto importante del percorso di Narcisa, per cui è stato quando ci siamo sentite per telefono, la prima impressione che ho avuto è stata quella di poter riferire i colori per parlare dei suoi lavori.
L'altra suggestione che in qualche modo mi ha mosso è stata un pezzo di un libro che ho letto, Donne si corrono con i lupi, dove si parla del percorso creativo come di un fiume che scorre, e questo percorso di Chiara parte proprio con la navigazione su un fiume, e questo personaggio che è rappresentato da Luna, che questa donna dal volto disegnato e dai capelli neri, che inizia questo suo percorso nell'acqua, ed è un percorso segnato, tracciato su questo fiume, che in qualche modo può essere assimilato a un percorso creativo. E il colore predominante, questa immagine lì si vede meno sfocata, c'è una predominanza del giallo, nel senso che questo sfondo giallo fa da cornice a tutto il lavoro, e la barca stessa è gialla. Il giallo è un colore, sul libro di Wittmann spiega molto bene come i colori esprimono stati emotivi, ma producono anche degli effetti sia a livello fisico che a livello muscolare, nel senso che venire a contatto con determinati colori c'è una risposta sia a livello psicologico che fisico diversa. Accostarsi al giallo dà delle risposte di tipo più aperto, di movimento centrifugo, mentre ad esempio accostarsi a un colore blu dà dei movimenti di chiusura, per cui quello che mi ha in qualche modo fatto pensare a questo lavoro di partenza è stato proprio una spinta creativa che è partita dal colore giallo, che in qualche modo ha dato l'avvio a questo percorso, che però doveva essere un percorso guidato, nel senso che il giallo ha anche questa tendenza un po' a correre da tutte le parti, fa fatica ad essere in qualche modo contenuto, no? E fa pensare soprattutto a un bambino che corre da tutte le parti e si fa fatica, la sua energia è difficile indirizzarla, per cui questo percorso deve essere guidato, così mi faceva venire in mente questo percorso, deve dare una traccia che porta lungo la via di questo percorso che Chiara ha affrontato. L'altro aspetto è il colore nero, nel senso che il personaggio ha questi lunghi capelli che accompagnano la protagonista, dirigono la barca, perché è un timone, diventano un timone. Sì. E infatti pensavo ai capelli proprio, quanto siano importanti nel personaggio, no? I capelli sono a contatto col pensiero, contengono tracce del DNA, contengono parti importanti come fossero un attaccamento alla fantasia, alle idee, e quindi anche una matrice di tipo genetico che raccolgono in sé, e sono legate anche a un aspetto di bellezza e seduttività che la donna può utilizzare. Quindi in questo personaggio i capelli sono qualcosa che la caratterizza in maniera particolare. Dicevo appunto l'oro che nasce dal capo, nel personaggio che si chiama Luna, i capelli sono neri, e nel personaggio opposto che lei a un certo punto del percorso incontra sono biondi e il suo viso non si vede. Sì. Poi c'è un altro elemento, il rosso, che muove questa barca in qualche modo, dà una direzione, per cui il rosso come, visto come energia vitale, come il colore del sangue, dell'eros, ma anche il colore che permette l'individuazione, che porta un'energia, ma un'energia diretta, diversa dal giallo che è molto dispersivo. Infatti nella forma si vede che il rosso dà una direzione, emerge dal nero e dà una direzione alla barca. E questo è il primo lavoro. Poi lascio la parola a Valeria che approfondirà un altro Mi sembra che abbiamo ancora un bel po' di tempo. Qui abbiamo ancora un bel po' di tempo.
per cui l'altro il lavoro successivo è quando Luna incontra il... Aspetta, posso farlo vedere? Tu qui no, non ce l'ho, se vuoi... Sì, ce l'ho io, va bene, ok. No, non abbiamo il libro. No, istante, poi ci ritorniamo dentro. No. Vabbè, ma prima era lo rimpicciolisco. E apro il mio, che era... A questa, ah no, però è meglio... Sono le immagini... Anche questo lo rimpiccioliamo, così passiamo facilmente... Intanto si apre... No, no, non uscire. Ecco, ok. Gemelle riflesse. Per gemelle riflesse c'è questo primo incontro su uno sfondo verde. Così il verde è un misto di due colori, nel senso che è formato sia dal blu che dal giallo, per cui contiene gli elementi sia del blu che del giallo. Il blu è un colore più portato alla riflessività e alla calma, e il giallo è un colore più portato all'azione, per cui i due colori insieme si equilibrano e diventano in qualche modo è una superficie più calma rispetto alla potenza del giallo e in qualche modo permettono l'incontro delle due gemelle. Qua si vede la Luna con uno sguardo triste ed è come se attraverso questo specchio d'acqua che rincontriamo nuovamente, però adesso c'è un contatto con la terra, nel senso che le due gemelle appoggiano i piedi sulla terra, per cui c'è un riflesso sull'acqua dove c'è la possibilità di vedere altro e quindi di poter vedere qualcos'altro. L'incontro tra le due gemelle nella specie terrestre avviene attraverso il blu. Io parlo solo di colori, per cui giustamente parlo solo di colori, che è l'aspetto più legato al femminile in qualche modo, mentre nella parte sottostante è il rosso, che è proprio l'elemento individuativo che permette ad entrambe di poter vedere qualcos'altro e di poter creare questo incontro. Loro tengono in mano questi due frutti. Infatti sopra, se vedete, ci sono il rosso, piacere della vita, e il frutto invece nero e oro, piacere dell'arte. E non possono avere questi frutti. In basso invece nel loro ritratto, nel loro sogno, hanno conquistato questi frutti le due gemelle. E cambia il personaggio che sta dietro di loro. Per cui in qualche modo mi è sembrato proprio di individuare il bisogno che è presente in ciascuno di noi, proprio quello di poter narrare delle storie come elemento fondante della propria storia. C'è un libro che per me è stato molto importante, di Jerome Brunner, La ricerca del significato, come è importante attraverso la narrazione delle storie, delle proprie storie, uno riesca a dare un senso, a costruire le proprie radici, e questo appunto mi è sembrato proprio un inizio di racconto. L'incontro procede, torniamo dietro. Ma tanto volevo arrivare a questa. Ah, volevo arrivare a questa. Ah, ok. Allora, ecco, questo mi è sembrato proprio un aspetto del percorso, come una sorta di labirinto nel quale le due gemelle si stanno muovendo con questi fili che percorrono questa strada, e c'è come un filo da dipanare.
e entrambe stanno percorrendo questi fili, uno rosso e uno blu, alla ricerca di qualcosa, ed è proprio all'interno della trama di questa narrazione, perché le due protagoniste iniziano a raccontare la loro storia. Ecco, questo è un altro lavoro che io ho preso come esempio del verde, nel senso che proprio come principio germinativo di costruzione dell'io, nel senso che qua c'è il primo incontro, le due gemelle si guardano e sembrano sfiorarsi con un bacio. Intrecciate da questi capelli. Nuovamente siamo appoggiati su un terreno da cui scorre del sangue, ma è proprio attraverso questo sangue che c'è la possibilità di questa unione e di questo incontro che le due gemelle possono fare e guardarsi finalmente in faccia. Perché è un dato di lettura, una delle strategie era quella della se sia più giusto, ovviamente si sa cosa è più giusto, però se sia più giusto, più corretto amarsi come si è nel presente, oppure piangere sui ricordi di dolore e amore, che sono quelle radici sotto, guardare al passato e magari quello che ci ha fatto soffrire nel passato. Ovviamente la soluzione sta nel darsi un bacio nel presente, come sono quelle due figure che sono la stessa persona e che amano, che stanno, come dire, per cui c'è questa per esserci questo incontro, questo riconoscersi positivamente nel presente. Poi, ecco, volevo passare a questo, abbiamo già detto prima il lavoro dell'immagine, ma ecco, è posta maggiore attenzione al lavoro che Chiara fa sull'immagine, anche attraverso questo scaffale di libri, come se la scrittura o la parola dovesse essere scarna, essenziale, data proprio dalla presenza di pochi libri che ci sono sullo scaffale, per cui attraverso la sua poesia c'è una sintesi della parola, una ricerca accurata che Chiara fa attraverso il linguaggio poetico. In questo caso mi era avevo trovato un accostamento rispetto a tutto il lavoro che ha fatto Kandinsky, anche sia sul linguaggio poetico che sul linguaggio musicale, e appunto c'è una citazione che volevo leggere: il colore in sé è una forza poco studiata ma enorme, la quale può esercitare la sua influenza sul corpo umano. Sentivo a volte il fiacchilice sommesso dei colori che si mescolavano, era un'esperienza misteriosa, sorpresa nella misteriosa cucina di un alchimista. Che poi Valeria l'ho scelta apposta, così poi farei continuare il tuo discorso. Ad esempio, ho trovato questo pezzo interessante quando Kandinsky, ascoltando un'opera di Wagner, ne rimane totalmente scosso, tanto che la sua opera successiva diventerà in qualche modo un'ispirazione a tutta l'opera di Wagner. E com'è? Quale opera? Adesso io non lo so. Non lo cito. Il Lohengrin. E come lo stesso Wagner in realtà considerasse sia la poesia che la scrittura che la musica come componenti di un unico continuo espressivo, per cui in qualche modo questo linguaggio è come se diventasse una cosa sola, una matrice sola in qualche modo, e quindi il colore diventa la chiave di violino dei suoi quadri e sono scelti mai in modo casuale, sia nel suo lavoro, ma anche se si pensa al lavoro di Proutly, anche lui con questa grossa componente sia legata all'aspetto poetico ma anche all'aspetto musicale, di come i linguaggi spesso si arricchiscano in maniera confluiscano l'uno nell'altro.
e in qualche modo questo mi sembra sia il lavoro che si fa chiaro, abbastanza per chiaro. E poi una cosa interessante è anche tutto l'accostamento che fa Kandinsky con i colori, cioè il suo testo che adesso io poi prendo una memoria veramente pessima, per cui c'è questo testo importante che quando mi chiamo qualcosa non mi viene in mente, lo spirituale nell'arte, esatto. Dove fa un accostamento, ogni colore lo accosta con uno strumento musicale. Ad esempio il giallo lo accosta con il suono della tromba, il rosso al suono della tuba, il verde al suono